Nuova stagione, nuovi volti nuovi in casa Cabice Gradara, ma l'obiettivo non cambia: consolidamento della categoria, rimanendo con i piedi per terra, guadagnandosi la fetta di pane col sudore, guai a sgarrare. La legge, secondo mister Papini, ha previsto una rosa rispetto alla scorsa stagione in gran parte confermata, semmai arricchita dai volti nuovi laddove erano state individuate alcune lacune e mancanze. Occhio di riguardo per il settore giovanile dopo l'affiliazione col Palma, con il lancio nella mischia di altri giovani che possono far bene. Si aggregheranno al ritiro della prima squadra alcuni ragazzi, altri invece presenti in rosa rappresentano delle vere scommesse in un girone che si annuncia tosto in attesa di formulazione. Molte delle squadre saranno però quelle affrontate nel precedente campionato, altre invece saranno delle neopromosse alla ricerca dell'effetto sorpresa, ma sicuramente i ragazzi Papini non viaggeranno mai soli, supportati dalla società e dal presidente e da tutti i dirigenti che rendono il rossoblù una vera e propria famiglia. Entriamo a questo punto nel vivo della conferenza eseguita presso la struttura Bel Sit di Gabice Monte. Tutto si è svolto davanti agli occhi dei due assessori dei due comuni che si aiutano nel campo calcistico come Gabice e Gradara. Parliamo ovviamente dell'assessore allo sport Roberto Reggiani per il comune di Gabice e Thomas Lenti per quanto riguarda il comune di Gradara. Farei subito gli onori di casa chiamando il primo ospite di questa conferenza stampa. Ricordiamo che siamo qui al ristorante Bel Sit di Gabice Monte per l'appunto per presentare la nuova stagione sportiva del Gabice Gradara, stagione sportiva inerente alla promozione marchigiana 2019-2020. Allora io chiamo vicino a me l'assessore di Gabice Roberto Reggiani, facciamogli un applauso. Roberto, le chiedo di guardare dove è puntata la telecamera per la registrazione, io le faccio le prime domande. Allora, le chiedo innanzitutto un in bocca al lupo da parte sua a questi ragazzi che arrivano da una stagione strepitosa come quella dello scorso anno, dove hanno ritagliato due ottime prestazioni, soprattutto con la squadra super quotata, la vittoria finale, lo ricordiamo, l'Ancona. Loro sono stati bravissimi, soprattutto nella partita in casa, ma anche ad Ancona, a dargli del filo da torcere. E innanzitutto volevo salutare a tutti, iniziando dal presidente, ai vari dirigenti, dal direttore sportivo, volevo a tutti i ragazzi che sinceramente non conosco, avrò modo di conoscervi, e ringraziandovi a tutti per aver chiesto la nostra partecipazione e ringraziando anche la location qui del Bel Sit di Gabice Monte, che è una finestra sull'Adriatico che è un fiore all'occhiello nostro. Ho saputo del grandissimo campionato che avete fatto l'anno scorso, perché io sono assessore solo da 2 mesi e mi sembra che il mister sia stato riconfermato a pieni voti e pieni poteri, e quindi faccio un in bocca al lupo principalmente a tutta la squadra, iniziando dalla società e a tutti i giocatori, specialmente a quelli nuovi. Io partirei con un altro applauso. Grazie Roberto. Chiamerei qui a fianco a me invece questa volta l'assessore allo sport del comune di Gradara, Thomas Lepri, un applauso anche per lui. Thomas, magari ci invertiamo, vieni qui al mio posto, ti chiedo sempre di guardare verso la telecamera, un occhio di riguardo ovviamente anche verso di loro. Ci rivediamo per il secondo anno consecutivo, io ho avuto il piacere di conoscerti lo scorso anno e che campionato è stato per loro, quindi quest'anno un in bocca al lupo anche da parte tua. Prego. Sì, grazie, benvenuti a tutti. E Gradara vi appoggia, l'anno scorso avete fatto un grandissimo campionato, quest'anno dovete fare sempre meglio e dobbiamo raggiungere i risultati. Gradara vi appoggia sempre con i suoi campi e anche vi porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione. Che dire, in bocca al lupo a tutti e cercate di dare il meglio in ogni momento e dai, alla fine festeggeremo. Grazie. Un applauso anche per Thomas. Grazie, grazie naturalmente ai due assessori. Allora, io direi di iniziare a sentire le voci dei protagonisti, iniziando per ordine dalla società, caro Renzo, e qui ti lascerei il microfono, ma ti aiuto io per quanto riguarda i nominativi. Inizierei, e qui voglio un applauso fortissimo, per il presidente del Gabice Gradara, Gianluca Marsili. Renzo, dalla mia parte, prego. Prima di intervistare il presidente Marsili, io voglio fare un grande in bocca al lupo al Gabice Gradara. Direi che la prima squadra tanti anni fa era il Pian di Meleto, quello che avevo nel cuore. Oggi è diventato il Gabice Gradara. Penso che lo dico con volontà e con pensiero, perché vi seguo con attenzione. Ecco, lo dico sinceramente con grande volontà. E dico una cosa importante. La città è seria, ho avuto modo di conoscerla tanti anni fa e continua ancora con la sua serietà. Un campionato difficile, non ci sarà più Anconitani e Senigallia, ma ci saranno altre squadre blasonate come Camerano, Biagio Nazaro,
il ritorno dell'Urbino, c'ha un grande passato. Si prevede un campionato di grande interesse. Io vi auguro a voi di fare un grandissimo campionato, di ripetere la prestazione dalla passata stagione, ancora meglio. E grazie e in bocca al lupo. Veniamo al presidente Marsili. È un campionato difficile, non è facile ripetere la prestazione della passata stagione, ma comunque si va sempre migliorando. A noi ci piacciono le cose difficili, no? E sicuramente l'obiettivo della società è quello di migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso penso che, come è stato detto, da parte della società si è dato inizio a un percorso, che abbiamo detto un percorso triennale. Siamo stati bravi tutti, quindi società, staff tecnico, giocatori, a creare subito questa amalgama, questo gruppo forte che ci ha portato a vivere con entusiasmo il campionato, tra alti e bassi, però alla fine comunque abbiamo raggiunto in pieno quello che erano gli obiettivi e quindi secondo me abbiamo chiuso veramente rispettando tutto quello che era il programma dell'anno, tanto che oggi presenteremo una squadra che per il 90% è stata riconfermata. Quindi sicuramente ci sono tanta positività, voglia di fare, determinazione perché le cose vengono ripetute al meglio. Mentre invece le prospettive? Prospettive, come ho detto appunto, sono quelle di migliorare la classifica. L'anno scorso per la presenza di due grandi squadre che si sono dimostrate essere quello che sulla carta venivano descritte a inizio stagione, non si sono disputati i playoff, quindi quest'anno comunque sia vogliamo tenere alta l'asticella della motivazione e migliorare quella che può essere la nostra posizione in classifica. Grazie Presidente, in bocca al lupo. Aspetta. Ringraziamenti per quanto riguarda anche chi vi sostiene durante la stagione sportiva. Sì, diciamo che io sono molto contento di avere qua con noi, ormai per me questo è il terzo anno che non so se sia un bene o un male, okay? Però sono contento di avere le due amministrazioni sempre presenti agli eventi che organizziamo e alle attività che portiamo avanti, e per noi questo ci dà forza perché comunque non siamo una società lasciata così, ma siamo una società che è un punto di riferimento per il territorio. Questo oggi presentiamo la prima squadra, ma dietro abbiamo un settore giovanile che comunque è un fiore all'occhiello del territorio, con 250 bambini, quindi più o meno rappresentiamo i due comuni, diciamo, in pieno, ok? Quindi buoni risultati da parte dello staff della prima squadra, ma anche grande organizzazione e risultati da parte di chi ha seguito il settore giovanile. Prima squadra che deve servire anche per portare i nostri giovani in avanti, no? Quindi l'anno scorso è stato fatto, quest'anno Luca Maggi, per dire che è stato aggregato alla prima squadra, vivrà un'esperienza con la Vis in un campionato nazionale e quindi stiamo portando avanti questa scaletta di crescita un po' per tutti. Va detto che anche la società è attiva sugli impianti, l'anno scorso raccontavamo dell'inaugurazione del campo in erba sintetica e quest'anno, molto attenti, abbiamo riseminato il campo 3, quindi anche a livello di strutture stiamo portando avanti il discorso, abbiamo riseminato il campo 3, quindi un'ulteriore struttura per l'allenamento, per il settore giovanile, per la prima squadra. E abbiamo proprio completato ieri l'installazione del nuovo impianto di illuminazione sul campo in erba sintetica. Un investimento di 30.000 euro, tutto a carico della SD Gabice Gradara, quindi un investimento importante, però ripeto, non siamo una società tanto per, siamo una società che c'era ieri, c'è oggi e ci deve essere domani, e quindi i programmi vengono fatti anche per questo. Lei ha detto tante cose bellissime, grandi impianti sportivi. Allora, con grandi impianti sportivi così importanti, l'eccellenza è d'obbligo. Come ho detto, abbiamo iniziato un percorso lo scorso anno di crescita e per questo abbiamo scelto uno staff tecnico di tutto rispetto con delle ottime credenziali e così si è dimostrato. Abbiamo scelto uno staff di ragazzi, di giocatori importanti e devo dire anche i dirigenti che mi hanno affiancato l'anno scorso e che lo fanno quest'anno, lo fanno con molta professionalità. Normale che una società di calcio deve avere l'ambizione del risultato e non nascondo che anche noi ce la possiamo avere, però se questo vuol dire cascare dalla ringhiera perché non ce lo possiamo permettere, no, vogliamo continuarlo a fare in maniera sana. Io ritengo che i ragazzi che sono qui è l'investimento più grande che la società poteva fare, perché sinceramente guardandoci fuori non c'era la necessità e sinceramente non abbiamo neanche visto giocatori meglio di voi, e quindi per noi è un motivo di orgoglio avervi qua perché sappiamo quello che potete fare, soprattutto avendo passato un anno insieme, essendovi
conosciuti ancora di più, essendo, no, avendo anche capito un attimino quello che il mister chiede, e quindi siamo sicuri che lo staff che era rimane, i giocatori che c'erano rimarranno, con l'aggiunta di quel qualcosa che magari ci poteva mancare in alcune situazioni, tra giovani più esperti, tra ragazzi che magari possono andare a completare l'organico in quelle posizioni dove potevamo essere carenti, ci può regalare un bell'anno di soddisfazioni. Io inviterei i giocatori proprio a fare un applauso a Gianluca, perché ha detto proprio le cose. Lasciamo andare, che così sentiamo anche il direttore sportivo. Invito Gabriele Maggi. Sì, ti voglio anche a te. Non era scaletta, lo so, però mi piace fare le surprise. Ti lascio per una domandina anche a lui che ci tiene. Partiamo adesso con la registrazione. Ciao Ori. Ciao. Maggi, la mia domanda è d'obbligo. Campagna acquisti chiusa? No, la campagna acquisti abbiamo detto che ancora per il momento è chiusa perché inizia la preparazione, però uno specchio ancora, cioè una porta aperta, perché sappiamo benissimo che forse ci manca un qualcosina per completare l'organico, e quindi però, come ha detto giustamente il Presidente, non siamo qui per passare il tempo così inutilmente, ma deve essere mirato, quindi se arriva deve arrivare un soggetto che ci porta un qualcosa in più. Magari questa eccellenza. L'eccellenza, come l'eccellenza, voglio dire, è un pro, cioè, come ha detto il ministro, è un programma, è, come ha detto il presidente, è un programma, no? Quindi il programma è iniziato l'anno scorso, vogliamo migliorarci e poi vedremo cosa viene. È normale che l'eccellenza, per fare l'eccellenza bisogna che il programma sia portato a termine. Grazie presidente, in bocca al lupo. Prego. Chiamiamo mister Mirko Papini. Prego, siamo qua con il mister Papini. La mia domanda è d'obbligo, chiaro: migliorare la prestazione della passata stagione. Mirko, non mi guardare a me perché io non l'ho levato. L'anno scorso mi ha detto che avevo una Lamborghini, no? Vabbè, allora sicuramente è l'obiettivo cercare di migliorare la classifica dello scorso anno. L'organico lo conosco, è bello avere questi ragazzi, perché se li abbiamo scelti l'anno scorso vuol dire che erano dei ragazzi che credevamo, no? Erano ragazzi importanti, quindi l'unica cosa su cui possiamo discutere è che l'obiettivo è quello sì di migliorare. Purtroppo partiamo con l'handicap di un'assenza importante come quella di Passeri, e sicuramente abbiamo un giocatore di cui abbiamo preso, che crediamo molto, in Roselli, che dobbiamo aspettare anche lui. Quando saremo con un organico completo sicuramente potremo dire veramente dove siamo e dove potremo andare. Oggi noi abbiamo una squadra dopo un anno che conosco benissimo, perché sono ragazzi che è un piacere allenarli, sono ragazzi che sono stati riconfermati, vuol dire che c'era il desiderio di tutti di farlo. È una squadra che deve migliorare sotto un aspetto, che sicuramente il campionato nelle Marche è molto caratteriale oltre che tecnico, è una caratteristica che a noi un po' manca, e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, perché sono delle partite che potevamo portare a casa, e forse questo qui è un aspetto che se lo facciamo nostro ci può dare una mano. Poi dopo tutto quanto si potrà vedere. Noi sicuramente quando andiamo al campo lavorando bene, cercando di portare il lavoro della settimana, poi la domenica. E l'anno scorso in parte ce l'abbiamo fatta, insomma, quindi dobbiamo riuscire a migliorare questo aspetto, e allora puoi fare il salto di qualità. Quindi l'entusiasmo ci sarà, sono ragazzi che lavorano bene, l'obiettivo credo che sia quello di tutti, di migliorare la classifica dello scorso anno. Per quanto riguarda la Lamborghini e l'eccellenza, lasciamo un attimino di tempo. È giusto che si abbia il tempo. Un applauso anche per il mister. Adesso, caro Lorenzo, prima di presentare tutti i nominativi della rosa che dei giocatori costituiranno appunto la squadra dei Gabinci e Gradari, io direi di fare la solita battuta. Chiamiamo all'appello il capitano Alberto Sabatini. Non lo so, basta, eccellenza, basta. Chiaro. Pensavo detto il ministro. Sì, ha detto intervistare Sabatini, per me è sempre un onore. Ecco. Perciò voglio dire, soprattutto deve essere un grande giocatore, anche un grande amico, un ragazzo che secondo me dà l'esempio anche agli altri, perché lo dimostra in campo quello che fa, che veramente poi è un ragazzo molto calmo, tranquillo, è uno che veramente dà fiducia ai propri ragazzi. La domanda è questa: capitano, squadra
diciamo, interessante per lei, contento degli acquisti. Diciamo, quest'estate i dirigenti hanno lavorato bene e soddisfatto della squadra? Mi dai anche del lei? Sono emozionato. No, sono contento, sì, perché come dicevo poi con Gabriele poco fa, secondo me si è ripartiti dalla buona base e aver riconfermato tutto il gruppo è stata già una buona partenza. Poi dopo sono stati messi dentro altri ragazzi che andremo a vedere, e oltre che aver riconfermato il mister e tutto quanto, quindi c'è una buona base. Poi in campo ci sono anche gli altri, quindi si può lavorare bene. Sicuramente la partenza è quella, come dicevamo, di confermare le buone cose fatte l'anno scorso e ripartire, magari lavorare sugli errori che sono stati fatti l'anno scorso e migliorarsi, perché ovviamente bisogna sempre migliorarsi. Poi dopo sarà il campo a parlare, no? Ultima mia domanda, comunque il campo di Gabicce, lo stadio di Gabicce per gli avversari deve essere veramente una guerra, voglio dire, se vincono la devono guadagnare. Ma sia il campo di Gabicce che quando andiamo in trasferta deve essere sempre una battaglia, quindi venderemo cara la pelle ovviamente e cercheremo di dare tutti il massimo, come sempre. Grazie, e un applauso al presidente capitano. Presidente no, presidente no. Presidente, ti dico presidente perché presidente dei giocatori, ecco. Okay. Sei il capo. Allora, io direi, Renzo, adesso leggiamo un po' quali sono i nomi che appunto affronteranno il campionato di promozione con la maglia rossoblu del Gabicce Gradara Calcio. Oggi molti sono qui presenti, altri non ci sono, come ricordava anche il direttore sportivo, qualcuno è ancora in ferie, qualcun altro invece giustamente lavora, e quindi però noi per correttezza ovviamente li chiameremo tutti. Allora, questa è la rosa, dopo se c'è qualche errore, direttore, mi corregga lei. Allora, iniziamo, non vado ovviamente in base ai ruoli, ma vi chiamo in base all'elenco che ho qui davanti a me. Alberto Sabatini che è il capitano, Andrea Grassi, Andrea Passeri, Bacchielli Filippo, Carburi Lorenzo, Ciamaglia Daniele, Cristian Tardini, Davide Vaierani, Federico Bastianoni, Federico Pedini, Filippo Galli che sarà aggregato, Filippo Innocentini, Francesco Vegliò, Giacomo Buda, Granci Mattia, Lorenzo Costa, un altro aggregato invece Lorenzo Della Chiara, Luca Grandicelli, Manuele Rosselli, Martin Marcolin, Matteo Fabbri, Musti, Nicolò Celato, Paolo Freducci e Thomas Burzinetti. Questo per quanto riguarda appunto la rosa prima squadra, ma si aggregheranno in premiazione, in preparazione come premio, correggimi se sbaglio direttore, Riccardo Fulvi e Antonio Oliva, giusto? Li ho detto tutti, manca qualcuno? Spero di no. Passiamo adesso anche allo staff societario, i nomi che ho, dopo mi dite voi se c'è da aggiungere qualcosa. Allora, mister Mirko Papini, mister di seconda Giampiero Ciriaco, preparatore atletico Maglio Molinari, preparatore portieri Alessandro Andreoni, fisioterapista massaggiatore Nicola Pennacchini, direttore sportivo Gabriele Maggi. Ci sono tutti? Ovviamente facciamo anche un applauso a tutti i dirigenti che durante l'anno detto di togliere perché non ci saranno. Sì, 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 l'abbiamo specificato direttore. Allora io farei una cosa rispetto allo scorso anno, chiamerei qui davanti a me, tutti quanti venite qui vicino a me e Renzo, i nuovi arrivati, quelli presenti oggi che sono Filippo Bacchielli, Daniele Ciamaglia, Giacomo Buda, Manuele Rosselli e Tommaso Bulzinetti. Qui vicino a me. Facciamo un applauso, sì. In fila, Renzo, fatti più là, dopo ti passo a te il microfono, mettetevi in fila. Allora, io vi chiedo di guardare verso la telecamera, uno a uno vi presentate e dite ovviamente anche il ruolo. Facciamo una battuta poi veloce con tutte e cinque. Prego, iniziamo da te. Allora, vi girate il microfono, eh. Mi chiamo Giacomo Buda e sono un centrocampista che può giocare anche come terzino. Ottimo. Prego. Roselle Emanuele, attaccante. Daniele Ciamaglia, terzino. Tommaso Bulzinetti, portiere. Filippo Bacchielli, attaccante. Renzo, se vuoi fare una domanda ai nuovi. Proprio parliamo con Bacchielli. Sì. Come è stata questa sua scelta qui a Gabicce? Sono molto contento di essere stato chiamato da questa società e sono contento di far parte di questo nuovo gruppo.
anche perché lo scorso anno ho avuto un po' di sfortuna, non è stato un anno molto positivo e stanno a tentare il riscatto e darò il mio meglio per società, gruppo, tutti quanti. Grazie. Veniamo al portiere, io non dico il numero 12, però tu lo sai che davanti c'hai una saracinesca, eh? Sì, so benissimo di Nicolò e sono contento di essere qui in questa società anche perché ho davanti un portiere come lui dove posso solo imparare e niente, sono contento e spero che la stagione vada il meglio possibile. Domanda anche per te, questa tua scelta? Niente, sono contento di essere qua. Spero di riscattarmi. Domanda difficile. No, però domande che vengono. Lo sai che qui a Gabicce da te vogliono i gol. Speriamo di accontentarli tutti. E sono contento di far parte del gruppo, della società, perché mi hanno parlato tutti di bene, soprattutto i miei compagni che conosco già da diversi anni. Speriamo di far bene tutti e raggiungere gli obiettivi con la società. Ultima domanda, sei un grande giovane, hai grande prospettive davanti. La ringrazio per questa affermazione, sono contento di essere qua e non vedo l'ora di incominciare. Un applauso a tutti questi ragazzi. Siamo alle battute finali, dopo presentiamo, salutiamo anche i tifosi, stanno arrivando. Qui invece si parla di giovani, caro Renzo, e saranno aggregati con il lavoro della prima squadra. Si tratta del giocatore Filippo Galli e Lorenzo Della Chiara. Se ci sono li voglio qui davanti con me. Filippo, ok. Ciao Filippo. Ecco qui. Filippo, allora, è un onore per te iniziare la preparazione con i giocatori della prima squadra, stai vedendo appunto il gruppo anche quest'oggi, aumentano le responsabilità, no? Direi proprio di sì, intanto è un onore perché comunque vuol dire che ho fatto qualcosa di buono e quindi è sempre un piacere. Ecco, ricordiamo quello che ha detto anche il presidente a inizio conferenza, le strutture aiutano, la società vi è vicina e soprattutto così potete crescere anche voi divertendovi ma anche prendendovi quelle responsabilità giuste quando si arriva in prima squadra. Sì, perché comunque la società lavora sempre per tutti i giocatori e quindi noi dobbiamo sempre ringraziarli e dimostrare che anche noi aiutiamo loro. Perfetto. Intanto ci ha raggiunto il tuo compagno, aiutami con il nominativo e ruolo. Lorenzo Della Chiara, gioco difesa. Allora Lorenzo, anche per te una grossa responsabilità, iniziare la preparazione con i più grandi dopo un percorso di settore giovanile. Ho iniziato alla fine dell'anno scorso ad allenarmi con la prima squadra e quest'anno sono contento di iniziare appunto la preparazione e spero di far bene, comunque di riuscire a raggiungere il livello e spero bene, dai. Avete già notato che c'è un gruppo ben assodato, no? Sì, è un grandissimo gruppo, divertente, ci si trova bene e si lavora anche bene quando si è seri, si sta bene insomma. Io vi auguro a tutte e due un in bocca al lupo e buona fortuna. Grazie ancora, un applauso. Renzo, allora avevi detto a inizio conferenza qualcosa in più, ci vuoi dire per quanto riguarda la prossima promozione marchigiana, le squadre, me ne hai parlato tutta l'estate, ci sono anche delle formazioni ostiche difficili da affrontare, visto che adesso sono uscite di scena l'Ancona e la Vigor Senigallia. Ma io quest'estate finora ho seguito il campionato di promozione e si pensa che anche quest'anno è un campionato durissimo, ci sono 3-4 squadre che veramente daranno il filo da torgere a tutte le squadre, ma penso che il Gabicce Gradara con questa squadra che stasera abbiamo presentato veramente a Gabicce non sarà facile vincere. Io ho piena fiducia in questa squadra, però ripeto, un campionato forse molto più bello della prossima stagione, perché l'anno scorso sapevamo che l'Anconitana ha fatto da padrone, però quest'anno veramente le porte sono aperte a tutte, c'è una squadra come il Camerano, lo stesso Biagio Nazero, lo stesso Filotrano che ancora non si sa se farà l'eccellenza o promozione perché c'è un qualcosa in corso, perché onestamente anche qui la federazione le sue cazzatine le fa, però
purtroppo diciamolo onestamente, gli errori vengono fatti sempre in buona fede, però presumo che ci sarà veramente un campionato interessante. E poi a livello provinciale ci sono dei derby interessanti, un Gabice Gradara Urbino che dopo tanti anni ritorna di Breccia, Rio Salso, Valfoglia, ci sono dei derby interessanti, perciò prevedo un campionato ad alto livello molto più bello della passata stagione ed è molto equilibrato. Facciamo un applauso anche a Renzo, grazie Renzo. Allora, siamo alle battute finali, io ho visto che sono arrivati alcuni tifosi, c'è il capo Ultras, lo salutiamo che adesso non vedo più, è scappato via. Quindi salutiamo come sempre il pubblico di Gabice, in primis Renzo, ringraziamo la società, in primis il presidente Gianluca Marsili per la fiducia anche per la prossima stagione per quanto riguarda il campo televisivo, ma soprattutto anche per le cose che noi diciamo che non sempre sono scontate, anche le cene che hanno fatto ci hanno sempre invitato e quindi un ringraziamento ancora di più a voi. Prego Renzo. Io non voglio fare il ruffiano, ma meglio di Baldisserri ed Emanuele, chi c'è? Va bene, grazie Renzo. Allora, in primis saluto gli assessori Thomas Lepri di Gradara, grazie ancora, grazie, un applauso anche per lui. Roberto Reggiani di Gabice, grazie ancora assessore. Tutti i dirigenti, Gabriele, Gianluca, grazie a tutti voi di cuore, un applauso anche alla società e infine a voi giocatori. Grazie ancora. L'appuntamento è a settembre per potervi presentare nella piazza principale come lo scorso anno e poi 6 settembre, lo possiamo già dire. E poi anche e soprattutto il settore giovanile con un occhio di riguardo, in particolar modo con uno speciale format come fase di crescita. Grazie ancora, grazie ancora.